Quindi abbiamo cercato di curare ogni aspetto, ovviamente in questo, affinché sia, come diceva il Presidente, un biglietto da visita per Napoli, contiamo molto che siano i napoletani ad aiutarci. Quale sarà la sua vigilia, personalmente, lei è molto tifosa? È una vigilia da tifoso e quindi sto vicino alla società e al calcio Napoli. Devo dire la verità, io ho vissuto i primi due scudetti. Qui vedo, lì eravamo Maradona dipendenti e il mio pensiero va proprio a Maradona. Qui vedo una squadra e il merito sia del presidente, ma direi molto anche del mister. Nelle ultime settimane poi abbiamo visto, anche oggi il presidente De Laurentiis, parole di distensione anche per la questione tifosi, si è ritrovata una comunione di intenti che sembrava smarrita nei mesi scorsi. Sì, anche su quello abbiamo lavorato, perché in questo momento mantenere un clima, l'aveva detto anche, cito anche Spalletti, non faceva bene a nessuno. Ovviamente stiamo lavorando anche per il prossimo anno, perché è necessario che i tifosi stiano vicino alla squadra. I tifosi. Ma come si è giunto a questo, come dire, questa distensione? Perché abbiamo visto anche scene proprio allo stadio Maradona non troppo edificanti. E proprio a seguito di quelle scene avevamo cominciato a parlare col presidente, sollecitati anche da altri, anche in sede di comitato nazionale si era parlato di creare un clima che potesse essere più distensivo. Prefetto, chiedo scusa, le faccio una domanda su quanto ho già detto in conferenza stampa, questa decisione, diciamo, sul rinvio della partita motivata da necessità pubbliche. Ha spiegato quali sono appunto queste necessità pubbliche? Ho detto che abbiamo una confluenza di eventi nella zona fuorigrotta, quindi probabilmente mantenendo così, vale a dire sabato e poi domenica la partita di Inter-Lazio, avremmo dovuto garantire servizi sia sabato che domenica della stessa misura. Quindi è stato evidenziato al Ministero dell'Interno e agli organismi competenti che ci sarebbe stata necessità di fare dei presidi non solo delle forze dell'ordine, ma come avete visto noi abbiamo fatto pure le chiusure, eccetera, per due giorni, il che comportava, diciamo, un aumento di risorse umane, strumentali, organizzative. Ecco perché il concetto più che di ordine pubblico, ma di necessità pubblica. Conferma che i varchi presidiati per il centro storico saranno 90? Dovrebbero essere, sì, intorno ai 90. In conferenza stampa lei stava anticipando che per il 4 giugno vi state già organizzando, sì, per l'eventuale festa, ma c'è qualche anticipazione che ci può dare già? Alcune già le avete date voi prima ancora di... si stanno individuando in città 4-5 piazze che si collegheranno probabilmente, perché come voi sapete allo stadio il presidente della Lega Calcio consegnerà materialmente quello che noi non vogliamo citare, e ci sarà qualche cosa allo stadio in collegamento con in città 4-5 piazze, forse 4, e qualcuna anche in provincia, in modo da consentire a tutti, diciamo, di vivere quei momenti. Ci saranno delle attrazioni, probabilmente se riusciamo porteremo anche i giocatori in queste piazze, quindi intendiamo vivere anche il 4 giugno in maniera, diciamo, gioiosa per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.